Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video importantissimo perché oggi è il 30 di aprile e esattamente un anno fa io caricavo il mio primo video sul canale. Quindi io ho aperto il canale in realtà un po' di tempo prima, però non avevo caricato contenuti. Invece il 30 di aprile ho deciso di caricare il mio primo video, che è un video che, vabbè, io vi sconsiglio di andare a vedere perché ero super impostata, parlavo a voce bassa, quindi assolutamente non è un video particolarmente interessante. Però ha dato comunque avvio a questa avventura, perché per me è una bellissima avventura questa. Io non credevo assolutamente che avere un canale YouTube potesse dare così tanto. Io guardavo i video molto spesso di altri canali, ma stando dall'altra parte, mai e poi mai avrei immaginato cosa poteva esserci dietro a un canale YouTube, cosa poteva esserci dietro a un video. Prima di tutto i tempi, perché io guardavo un video di 10 minuti e mai e poi mai avrei immaginato che dietro a 10 minuti di video ci sono ore di lavoro, perché c'è la preparazione dei contenuti, c'è la registrazione vera e propria, poi bisogna comunque editare il video, bisogna caricarlo, bisogna pensare all'anteprima, bisogna pensare ai tag, quindi comunque è un lavoro lungo, io mai e poi mai lo avrei immaginato. Ma questo non mi ha fermata perché comunque il mio canale è un qualcosa che io a cui io tengo tantissimo, è una cosa che veramente faccio molto volentieri, che mi piace, che mi appassiona e quindi tutto questo lavoro a me in realtà diverte, mi piace, mi appassiona, quindi è una cosa veramente bellissima. Ma la cosa più importante che voglio dirvi è grazie, grazie a tutti voi, perché se io oggi sono qui a fare questo video è perché voi siete iscritti al mio canale, perché mi seguite, perché guardate i video, perché commentate e quindi io devo veramente ringraziare voi, perché senza di voi io non avrei il canale, non sarei, magari avrei il canale ma nessuno lo guarderebbe, quindi sarebbe un canale che alla fine non serve a niente, ma invece voi mi avete seguita, mi avete dato fiducia, mi avete incoraggiata, quindi se oggi sono qui è grazie a voi. Ovviamente in questo anno di YouTube sono successe tante cose. Prima di tutto tante cose nella mia vita, però non vi voglio annoiare con questi discorsi, quindi sorvoliamo perché altrimenti diventa un video troppo lungo. Ma sono successe anche tante cose su YouTube. La cosa più eclatante è stata quella legata alla monetizzazione, perché YouTube a un certo punto ha deciso di cambiare i criteri, diciamo così, di adesione al programma di monetizzazione e io ci sono finita in mezzo, perché io prima avevo la monetizzazione, poi YouTube ha deciso che diciamo i requisiti dovevano essere 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione nei 12 mesi. E io avevo gli iscritti perché il 20 febbraio, che è stata la data in cui tutto, diciamo, è successo, il 20 febbraio io avevo circa 1100 iscritti, ma non avevo 4000 ore di visualizzazione. Però qual è stata la sfiga? Io in realtà le ore di visualizzazione le avrei avute se anziché scattare il 20 febbraio questa cosa fosse scattata qualche settimana dopo, perché io il 10 marzo ho raggiunto le 4000 ore di visualizzazione, quindi mi è stata tolta questa monetizzazione in realtà per poche ore. Però ovviamente il 20 febbraio non le avevo, quindi sono andata a finire, diciamo, fuori dalla monetizzazione. Attualmente io ho le 4000 ore, ho più di 1000 iscritti perché ne ho quasi 1500, ma quello che è successo è che il canale è in revisione. La revisione sta richiedendo tempi lunghi perché già più volte mi è arrivato il messaggio che diciamo la revisione verrà terminata a fine aprile, poi invece adesso da fine aprile siamo finiti a fine giugno, quindi il mio canale è perennemente in revisione, ma la monetizzazione io non ce l'ho più. Però quello che io volevo sottolineare non è tanto il fatto che mi interessi la monetizzazione, ma il fatto che nonostante questo io non ho assolutamente perso l'entusiasmo, perché io continuo comunque a fare video molto volentieri, a caricarli sul canale, a condividere con voi tutti i contenuti che mi appassionano e quindi monetizzazione o no, a me non interessa perché io questo canale lo tengo attivo perché mi piace, perché mi appassiona e perché mi fa stare bene. Quindi la cosa che a me interessa davvero è stare bene. Il canale mi fa stare bene e quindi io, che ci sia la monetizzazione o meno, continuo a caricare video. Quindi questa credo che sia veramente la cosa più importante.
Infatti, io non farò video per lamentarmi delle norme nuove di YouTube o cose del genere, perché in realtà mi interessa fino a un certo punto. È ovvio che se posso guadagnarci qualche cosa mi fa piacere, perché non voglio neanche essere ipocrita, però non è la cosa principale che mi interessa. E quindi veramente sono molto appassionata di questa mia nuova attività, nuova avventura, chiamiamola come volete. E sono veramente, veramente soddisfatta. Come vi dicevo, sono successe un po' di cose nell'ultimo anno, anche nella mia vita privata, ma questo è normale perché comunque in un anno nella vita di una persona cose ne succedono, quindi questo assolutamente è normale. Ma quello che io volevo sottolineare è che anche quando succedeva qualcosa di meno piacevole, io magari mi mettevo a fare un video, a editarlo, a caricarlo e mi sentivo meglio. Quindi, in un certo senso, il canale è stato proprio positivo per me, per la mia persona, per la mia vita. Mi rendo conto che magari chi non ha un canale YouTube fa un po' fatica forse a seguire questo discorso, perché se voi guardate i video, diciamo, da spettatori e non avete un canale, forse magari tante dinamiche, tante cose non le avete proprio ben chiare, ma è normale che sia così, ovviamente, perché se non avete il canale non potete sapere ovviamente cosa c'è dietro. Ma vi assicuro che avere un canale YouTube è veramente una bellissima esperienza. Riesce veramente a dare tanto e io non credevo, quando guardavo i canali degli altri, mai e poi mai avrei immaginato che un canale YouTube potesse dare così tanto. E sono veramente contentissima di aver iniziato questa avventura, di aver aperto questo canale e spero davvero di poter sempre continuare a condividere con voi dei contenuti, a caricare dei video. Spero di poterlo sempre tenere attivo perché davvero è una cosa bellissima che mi piace tantissimo. Però, ragazzi, io mi fermo perché altrimenti parlo all'infinito, quindi non voglio neanche annoiarvi. Quindi ancora vi ringrazio, ringrazio tutti, tutti i vecchi iscritti, tutti i nuovi iscritti, tutti quelli che stanno guardando questo video in questo momento. Vi mando un bacio enorme e vi do appuntamento alla prossima.